Ci troviamo a Marsala in compagnia di Antonio Parrinello, prossimo candidato sindaco del PD, lo possiamo dire, lo diciamo. Così partiamo. Sì, bella festa. Bella, le cose vanno spostate assolutamente no. Ho deluso forse. Oh. Non lo so. Qual è la situazione all'interno del PD a Marsala, ancora per me? Si vuoi cifrare di lei come possibile candidato alle primarie del PD? Ma io non sono assolutamente candidato né alle primarie. Né smentisce categoria. Sto facendo un lavoro estremamente interessante per sollevare la sorte della primaria di questo territorio, voglio continuare a lavorare a questo, e questo lavoro di aggregazione con le cantine sociali che sta cominciando ad avere grandi risultati, sono molto preso da questo. Il CTE, il consorzio. Che cambierà nome, all'Unita le faremo diciamo una grande presentazione, ci chiameremo Cantine Siciliane Unite, 10 cantine messe assieme, saremo, spero, l'evento che ci sarà. Quindi niente politica per lei. La politica è questa, cioè lavorare tutti i giorni a risolvere i problemi dell'economia. E questa alleanza dell'UDC con il PD, almeno così è siglata, insomma è cosa fatta. Questo PD che comunque non risponde vorrebbe riorganizzarsi con le primarie perché vede lo scontento tra i suoi elettori. Lei come la inquadra? Io tutto questo scontento sinceramente non lo vedo. Non lo vedo. Io penso che quello che è stato fatto a Palermo e che potrebbe avere una ricaduta ora all'amministrativa di Marsala è assolutamente importante. In Sicilia il lavoro del PD è stato sicuramente coraggioso perché sono messo in discussione, ma ha ottenuto un grande risultato. Chi non lo vuole riconoscere non lo riconosce, che è quello di spaccare il fronte del centro-destra, consentire una rinnovata ventata di novità al governo della regione, perché poi le cose magari le dimentichiamo, ma oggi abbiamo assessori, gente come la Chinnici, Massimo Russo, come l'altro Russo, il prefetto Marino, c'è personalità che in una condizione normale, cioè quando abbiamo votato nel 2007 l'elezione regionale nessuno pensava che personalità di questo tipo potevano andare all'amministrazione della Sicilia. Io questo lo saluto come un grande risultato del lavoro fatto dal PD. Io ritengo che questa esperienza palermitana dovrebbe avere, dove possibile, ricadute anche in periferia. Quindi non ci sarebbe da scandalizzarsi se assolutamente no, anche il MPA e il PD portino... E io aggiungo anche, questo mi dispiace, anche gli amici della sinistra, perché io ritengo che la sinistra deve stare in questo processo per cambiare radicalmente la Sicilia. Questo non è il momento di guardare molto la sottile. Però a giudicare dalle lettere anonime che ci arrivano in redazione, sì, tanti siamo sotto lezione, quindi ognuno racconta cose di altri. Per esempio ci hanno detto nell'ultima che anche la sinistra è bella e pronta e già preparata, quello che dovesse vincere già da. Hanno già due assessori in quota. Io ritengo che tutto va fatto alla luce del sole, auspico che a Marsala si possa stare tutti assieme, vediamo se attraverso le primarie o meno, se c'è convergenza su un unico candidato, ma io ritengo che a Marsala l'esperienza su cui lavorare è quella che dovrebbe vedere dall'UDC agli amici di Sinistra Libertà, passando per Italia del Valore, chiaramente col PD centrale in questo ragionamento, che possa creare un'alleanza che non solo vinca l'elezione amministrativa, ma contribuisca da Marsala, che non è l'ultima città della Sicilia. Tutti insieme, appassionatamente. Non tutti insieme, non siamo tutti. Fortunatamente rimane molto fuori. Sì, vabbè. Tutti quelli. Sono solo il PD sarebbe anche. Alla fine tre sono poco. PD, la LIV. Marsala è piena di candidati, non è spuntato al giorno, noi non stiamo mettendo tutti assieme, stiamo tentando di mettere assieme soprattutto idee, oggi che uomini, progetti seri, e soprattutto dal mio punto di vista tentare di riportare Marsala al centro dell'azione politica, perché una delle cose su cui io voglio spendere il mio tempo, penso che questa città deve riconquistare il peso che aveva. Non abbiamo referenza. Non abbiamo purtroppo. Abbiamo commesso molti errori negli ultimi anni, che tanto bisognerebbe anche fermarsi e guardare gli errori commessi per cercare di non ricommetterli. A me dispiace che una città così importante, che se la città di Rosino rappresenta un quarto della popolazione di questa provincia, a livello politico conta estremamente poco, non eleggiamo praticamente più deputati, siamo fuori dai luoghi dove poi si decidono le sorti dell'economia, del territorio, della politica. Io penso che se questa alleanza regga, per questo spero che gli amici della sinistra ci stiano, dicevi, ma che ne so. Questo come ci raccontano. Sono contro qualunque tipo di lettera anonima e spero che la gente si assuma direttamente le proprie responsabilità. Per cui, ripeto, dall'UDC
a sinistra libertà si possa, ripeto, costruire da questa città. Questa è stata sempre pioniera in molte cose. Vorrebbe di nuovo da qui ripartire un nuovo laboratorio politico che porta la Sicilia a cambiare definitivamente. Abbiamo sicuramente iniziato un percorso di cambiamento, perché questo, ripeto, è innegabile, chiaramente ancora problemi, la spesa europea forse non sta andando per il verso giusto, ma chi non vuole vedere, ripeto, non vede cambiamento. Poi è chiaro che i problemi ci sono, ma almeno finora si sta lavorando per affrontarli e per risolverlo qualcuno dei problemi. Arrivederci, la ringrazio, una buona giornata. Grazie a voi. Arrivederci.